una volta al mese. Qui il Porto Fiviale è iniziato come per scherzo. Un amico appassionato di cucina, della mia cucina, mi ha detto: dovresti proporla anche ad altri, non è giusto che l'assaggi solo io. Nella tradizione ebraica degli ebrei di Libia, le ricette sono segrete tra l'una e l'altra. Io ho rotto questo tabù. Avete appena assaggiato quelle che si chiamano tarallucci in italiano, ma roschette in tripolino. Questa è tbeha con la kamun. Tbeha bel kamun sarebbe una pietanza popolare con il cumino. Avete assaggiato adesso quello che si chiama haraimi. È un piatto piccante a base di pesce, dalla parola har, che vuol dire piccante, e vuol dire anche haram, vuol dire peccato. Se qualcuno non mangia piccante, qui può proprio uscire. I dolci sono fantastici, sono buonissimi e la gente ne chiede sempre il bis, non so perché, perché hanno mangiato un casino. Amo se riesci a mettere insieme il cibo, gli amici, la conversazione, e facendoci riscoprire le radici, che non sono le mie, ma sono le nostre. Che belle parole, tutto quello che volevo dire.